giustizia è da denunciare, tutti quanti hanno diritto a sognare. La stupidità è un cancro, si può vincerla soltanto se lanci il cuore attraverso invisibili barriere. E una delle frasi contenute nel testo della canzone Ce la farai, composta da Enrico Antonio Minatore, per sostenere il progetto di Diversamente Ortesi, la lista che comprende esclusivamente disabili e le famiglie dei disabili, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Tosti e che si candida alle prossime amministrative del 10 giugno nel comune di Orta di Atella. 16 persone che ogni giorno combattono i problemi, che derivano dalle loro condizioni fisiche, hanno deciso di scendere in campo in prima persona. E da qui nasce Diversamente Ortesi, uomini e donne che in questa città si sentono invisibili. Tra di loro Claudio Filetti, 23 anni. Dalla nascita ho una spina bifida, che sarebbe una lesione alla colonna vertebrale che porta a vari problemi motori. Io mi ritengo anche abbastanza fortunato, perché guido gli amici, esco, e diciamo abbastanza autonomia, quindi ho deciso di mettermi in gioco con tutte le mie forze e spero veramente di ottenere qualche risultato. Orta di Atella, l'antica patria delle favole atellane, è una città di 25.000 abitanti, commissariata da 2 anni, in dissesto finanziario e senza programmi di assistenza sanitaria e sociale, come spiega Immacolata Liguri. Siamo andati al degrado perché non esistono barriere architettoniche, non esistono scuole che in pratica hanno assistenza a bambini, non ci sono giochi che sono adatti per i bambini, un parco gioco agibile. Nella lista di candidati ci sono anche Maria Rosaria De Rosa e Gianni Cardillo. Ci siamo isolati con le nostre problematiche e quindi ora è giunto il momento di stanarci e di farci conoscere, perché la disabilità deve essere accettata, ma per essere accettata deve essere conosciuta. Mi sono unito a loro per cercare di fare un po' rumore, per cercare un po' di far vedere che anche noi disabili, è vero siamo disabili, però comunque fisicamente, ma mentalmente comunque sono parecchi di noi che possono fare tanto, dare tanto, cosa che purtroppo loro non capiscono, cioè noi veniamo proprio sottovalutati, veniamo messi proprio da parte, è quello che non va. Quindi abbiamo deciso di unirci e cercare di creare un qualcosa, ma per migliorare lo stile di qualità. Certo